Ciao ragazzi, ciao Wanender, buongiorno a tutti e bentornati. Bentornati alla Coaching Parade. Oggi particolare, a parte che tutti i venerdì noi abbiamo qualcosa di particolare. Oggi di più perché con me festeggiamo il battesimo della cara Adriana. Ciao Adriana. Buongiorno Giuse, buongiorno, che bello essere qua con te e con tutti i Wanende a fare questa presentazione, è proprio bello. Il È coaching un parade era piacere, una cosa abbiamo. che piaceva tanto, sì, È un piacere bello, anche perché bello. abbiamo compensazione con la tua chioma di capelli, riempiamo un po' anche la mia, dai. E diamo un po' di Facciamo un tocco femminile che non guasta mai, anzi, è sempre, sempre molto importante e serve tantissimo. Bene, 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 bene. ragazzi. Allora, intanto che vediamo se comincia a collegarsi un po' di gente. Ci prendiamo qualche secondo e io comincio col dirvi che oggi parleremo di qualcosa di particolarmente sensibile che si sta vivendo in questo periodo. E sto parlando degli adolescenti, dei ragazzi, dello studio che li costringe li ha costretti a viverlo in maniera completamente diversa. Quindi oggi è molto si sente molto parlare di didattica a distanza, DAD. E questo è un argomento particolarmente toccante. Oggi vedremo di riuscire a dare dei contributi e anche degli aiuti, se è possibile, ai ragazzi stessi e soprattutto anche ai genitori. I genitori che hanno a che fare proprio con questo cambiamento difficile chiaramente per tutti. Quindi di istruzione oggi ne parliamo con un formatore, un educatore, un insegnante. A Ma lui. è anche un coach, devi dirlo, Esatto, infatti proprio per questo si autodefinisce e quindi lo chiameremo così anche noi. Il prof coach, sto parlando di Michele Ruberto, che è oggi in nostra compagnia. Ciao Michele, benvenuto. Ecco, ciao Michele. Buongiorno, buongiorno e Buongiorno, grazie del buongiorno vostro invito. Michele. Hai voglia, Buongiorno. grazie a te. È un piacere, è un piacere. Ricordiamo che tra una lezione e l'altra è riuscito ad incastrare anche la mezz'ora da dedicare a A one noi end. e a One End. Poi siamo tutti Grazie. ansiosi di sentirti perché questo è un argomento molto molto sentito da tutti, molto importante. Sì, È vero. sì. È vero, Vero, vero. ne sono onorato. Spero Grazie. di dare Sicuramente, delle risposte a chi ha non delle c'è domande. persona migliore di te, Michele, oggi, quindi da Non insegnante a esagerare, quindi abbiamo Giuseppe. tutto. Sì, anche perché siamo i genitori, siamo i ragazzi, siamo tutti proprio un po' impauriti con questa DAD, con come far, cosa fare, quindi abbiamo tante domande da farti, quindi iniziamo, dai. Michele, prima di entrare nella particolarità di oggi, sono curioso io, ma siamo curiosi tutti di sapere qualcosa di più di te, quindi e parto col chiederti perché hai deciso e quando lo hai deciso chiaramente di diventare un insegnante. Allora, io ho deciso di diventare un insegnante un bel po' di tempo fa. E non era proprio il mio sogno. Mi ci sono trovato e direi che mi ci sono trovato proprio bene, perché inizialmente non avevo capito la mia caratteristica, no? La caratteristica di vivere e di lavorare con il materiale umano, ecco, non essere considerato un numero come in azienda. E così, dopo le prime difficoltà, le prime inesperienze di gestire in classe ragazze difficili, classe difficili, ecco, ho trovato la mia strada.
Quindi i primi anni così li ho vissuti in classe, diciamo così, come buon parte dei miei colleghi. Poi ho avuto la fortuna di conoscere al di fuori della scuola degli strumenti, delle strategie che mi sono stati molto utili. Parlo della PNL, la programmazione linguistica, il coaching e la comunicazione efficace. Ecco, questi strumenti mi hanno permesso prima di sperimentare, no, all'interno delle classi quello che stavo imparando in questi corsi di formazione, e poi dopo ho messo in pratica diciamo, questa sperimentazione con un mio modello che mi ha permesso di ottenere dei risultati La tua fisiologia. con il ecco La sì, tua fisiologia. diciamo così, filosofia, implementare la mia, diciamo così, il mio metodo, la mia Esatto. filosofia per ottenere dei migliori risultati e acquisire delle consapevolezze che prima non avevo. E questo mi ha portato a Giusto. diventare un po' un esperto, ecco, in questo ambito. Bello, bello. Proprio qua mi soffermo un attimo su questo. Voglio ben capire, da insegnante, tu sei insegnante da diversi anni, 15 anni. 15 anni, ok. E hai iniziato un percorso di coaching, quindi poi lo studio della PNL, meno di 15 anni fa, giusto? Certo, mi ci sono Ok, concentrato perfetto. negli ultimi 4-5 anni. Benissimo, quello che voglio capire e voglio che tu riesca a trasmettere. Allora, Michele insegnante 15 anni fa e Michele, cioè quindi come si approcciava, come creava rapporto appunto con gli alunni, oltretutto in aula, a differenza di oggi che viene fatto a distanza, e come è stato dopo il percorso che tu hai fatto di ulteriore formazione, quindi integrandoti appunto nel mondo del coaching e acquisendo tutti strumenti nuovi a differenza di prima e soprattutto la PNL, cosa ti ha cambiato e come è cambiato? Allora, grazie per la domanda perché appunto mi fa entrare proprio nel focus di ciò che volevo parlare, avevo intenzione di parlare. Allora, la prima cosa che è cambiata è stata l'atteggiamento. L'atteggiamento fondamentale prima di entrare in classe. All'inizio non vi nascondo che avevo nei primi anni addirittura l'ansia, no, di entrare in classe, di non saper gestire, no, un po' di timore. Ancor prima c'è la, posso dire, la preparazione. La preparazione che deve esserci assolutamente per non la preparazione nella materia. Ma purtroppo il solo parlare di alcune cose non basta, bisogna saperle comunicare. Ecco, questo è quello che mi ha fatto fare la svolta. Quindi, un aggiornamento sulla propria materia, sempre. Cambiato l'atteggiamento, entri in classe come una guida per i docenti, per i ragazzi. I ragazzi appena entrano ti fanno lo scanner in Ma pochi tu sei secondi. diventato bravo a calibrare. Loro ti fanno lo scanner, tu vai a In pochi calibrare. Quindi, secondi, bravissimo Giuseppe per la palla che mi hai passato. E come loro calibravano me, io calibravo loro. Esatto. E in un nanosecondo, ecco, questa danza comunicativa, no? Che è uno strumento che la comunicazione efficace che non conoscevo prima, mi ha permesso di calibrare, adeguarti, no? Essere flessibile alla situazione, no? che andavi a incontrare. C'erano classi, ho trovato classi che così molto malleabili, altri più difficili. E questa è la conoscenza, ecco, della PNL, no? Dello strumento del ricalco e della guida, mi hanno permesso di essere una guida per loro, una guida per loro. Io, quando ho imparato questi strumenti,
da quando ho imparato questi strumenti, io dedico i primi giorni, le prime settimane, i primi mesi, non mi crederete, poco all'insegnamento e molto alla creazione del rapporto. Questo purtroppo è tralasciato molto spesso. Bisogna affilare la lama per essere più veloce dopo nel tagliare Anche qui l'albero. mi hai già, se vogliamo, dato una risposta perché avevo una bella domanda da farti ed era proprio come coinvolgi quindi nella creazione del calibrazione, creo rapport, quindi tutto questo lo fai di fronte a un'aula, in questo caso di alunni. Sappiamo tutti, la scuola deve essere un piacere, deve essere qualcosa che veramente ci insegna e ci fa crescere. Nell'età dell'adolescenza è sempre difficile poterlo capire per bene, esserne consapevoli di cosa ti potrà dare poi dopo. Quindi spesso e volentieri c'è molta distrazione. Magari non generalizzando su tutte le materie, qualche materia in particolare. Tu sei insegnante di matematica, dico bene? Per me matematica era un po' un tarlo, quindi per me era difficile, non ero bene coinvolto. Quindi Matematica proprio no. come coinvolgi uno studente poco affine appunto alla tua materia? Come lo facevi prima e come lo hai fatto Fai ora. dopo? Allora, questa è lunga questa risposta, vediamo di rispondervi. Allora, innanzitutto la prima cosa è la tua presentazione. Con la tua presentazione fai, la tua presentazione fai vedere che sei autorevole. Se hanno una guida, loro istantaneamente, cioè loro si connettono, cioè devi connetterti con loro. Seconda cosa che faccio, chiedo loro come vorrebbero che io facessi lezione. Decido delle regole non le mie, ma condivise. Una volta che hai stabilito questo recinto, questa cornice di accordo, dopo è facilissimo farsi seguire, non trovi? Se non riesco neanche con questi strumenti, ovviamente. Una chiara comunicazione. Non puoi portare tutti quanti allo stesso, diciamo così, punto di arrivo e nello stesso tempo. Devi saper aspettare. Come lo motivo? Ci sono tantissimi modi. Innanzitutto li ascolto per vedere come e cosa li motiva, cosa li fa decidere. Come decidono in base alle informazioni che acquisisco, usando uno strumento di PNL che viene chiamato i metaprogrammi, io posso donargli ciò che vogliono, inconsapevolmente per loro, inconsapevolmente per loro. Poi uso lo strumento della ricompensa, che ha imparato attraverso con Gregory Bateson, che ha studiato la ricompensa dei delfini. Non so se Sì, è avete vero. mai ascoltato questa cosa. Poi il rinforzo, vabbè, passiamo alla pedagogia. Ecco, la ricompensa in un determinato contesto, mettendo in evidenza non i loro errori, ma mettendo in evidenza chi sta facendo ciò che loro ancora non fanno. Loro purtroppo, e fortunatamente, dico per loro purtroppo, perché non vogliono lavorare, non vogliono faticare, non vogliono far fatica. Vedendo tutto il contesto che va in una direzione, tutti gli altri compagni che vanno in una direzione, sono, tra virgolette, per essere accettati, per avere questo, perché loro dicono, vengo accettato, quindi faccio casino, faccio rumore in classe, disturbo, anziché essere ignorati. Preferiscono fare ciò. Ma quando tu purtroppo gli hai messo una cornice e tutti gli altri ti seguono, i pochi che rimangono sono costretti a A seguirti. dire, è certo. Se vuoi te ne do altri, però. C'hai qualche esempio vero di come hai incoraggiato per motivare
Sì, allora, quello che trovo più efficace è il legame che riesco ad instaurare proprio sulla persona. Io cerco davvero di entrare in rapporto con loro non su ciò che devono fare, ma sulla persona. Io vado a beccare loro, vado proprio io conosco perfettamente loro che cosa, cioè vado nel loro mondo. Vado nel loro mondo. E questo è un consiglio che giro anche Maestri, professori. Genitori. Ai genitori dovrebbero fare un piccolo sforzo per entrare nel loro mondo, conoscere il loro mondo ed essere pronti ad accettare ciò che ancora non gli raccontano. Non gli raccontano perché loro percepiscono che non sono pronti i genitori, mentre un prof, essendo, non c'è, non essendoci un legame affettivo, è molto più pronto, li ascolta più facilmente. Quanti vengono a fine lezione a parlare con me? Non sempre, in momenti diversi dell'anno e della giornata. E quindi faccio una domanda ai genitori. Sarebbero disposti ad ascoltare? E cosa sarebbero disposti ad ascoltare di ciò che vorrebbero loro raccontare? Perché se riesco ad entrare in questa ottica di idee, gli racconterebbero tutto, gli racconterebbero tutto. Non so se ho No, trasferito è ben capito, messo. ben chiaro, anche perché ti dirò di più, mi tocca poi personalmente, nell'Academy, nel primo percorso, il coach practitioner, c'è una lezione ben specifica, che è la parental coaching, che faccio io oltretutto, dove si va proprio a spiegare il lavoro di un mental coach che fa con il genitore per rapportarsi poi col figlio. Allora, che sia ben chiaro, non si spiega come essere genitore, Ci cioè tutti i mancherebbe altro. genitori e non si va, ma è proprio il lavoro che il mental coach va a fare con il genitore. Per adottare qualcosa, cioè uno strumento nuovo, diverso, per poter comunicare in maniera diversa con il figlio. Ma quindi è un lavoro che si va a fare sul genitore. Sì, per aiutare i ragazzi, adolescenti, studenti. Bisogna aiutare i genitori, È bisogna certo. aiutare i genitori facendogli ca capire, ma non per spiegare cosa devono capire loro per essere genitori, perché i genitori si trovano ad essere genitori per la prima volta. Ma purtroppo ognuno di noi, se non sappiamo una cosa, non sappiamo a volte che. Non conosciamo nemmeno il problema, ci chiediamo come posso fare questa cosa, che cosa sto sbagliando, chi mi può aiutare? Iniziamo a puntare il dito su di loro. E invece no, partiamo dal presupposto che loro hanno l'identità di adolescente, hanno l'identità dell'adolescente. Nell'età dell'adolescenza loro hanno delle caratteristiche, dei talenti che vogliono tirar fuori, delle cose che vogliono tirar fuori. Io studiando ad esempio le dinamiche spirali, no? Le dinamiche spirali ho individuato due caratteristiche di adolescenti, di studenti adolescenti, quelli che vogliono mettersi in mostra, che vogliono, ecco, che poi è un bisogno di tutti i ragazzi, di tutti gli adolescenti, e quelli che vogliono, ecco, mettersi in mostra e quindi. C'è il contrasto tra il mettersi in mostra per, ecco, reagire ad una situazione, no? E quindi andare contro i professori, contro i genitori, solo perché loro sono. Ecco, sapete che cosa io dico? Dico questo. I ragazzi vogliono fargli gli adulti, gli adolescenti vogliono fargli gli adulti quando non hanno nessuna conoscenza per farla, ma purtroppo per farli. Ma purtroppo questo crea contrasto e quindi loro vogliono mettersi in mostra, vogliono
evidenziare le loro caratteristiche, ma questo contrasta con, ti parlo da me, i miei docenti, contrasta con il mondo dei prof che vogliono imporre le proprie idee. Assolutamente no. Un leader deve fare accettare le proprie idee, deve aprire il cuore a loro. Non significa nulla che mettersi sullo stesso loro piano, farli giocare, farli divertire, essere simpatici in classe col sorriso, a parte che il divertimento è il modo migliore per far apprendere, che non puoi contemporaneamente guidarli, prendono il sopravvento. Ma non è vero, non è vero. È solo il contrasto tra le due categorie che fa perdere il controllo, Ma secondo me. Michele, per quei ragazzi invece che si nascondono, perché ci sono quelli che si mettono in mostra, ma ci sono anche quei ragazzi chiusi che non si vogliono far vedere. Com'è l'approccio con loro? E con loro che cosa faccio? Con loro che cosa faccio? Con loro gli faccio capire che cosa significa mettersi in mostra. Che cosa significa, cioè per i più timidi, no? Intendevi, giusto? Per i ragazzi più, ecco, più chiusi. Beh, lì forse c'è un problema che forse non potrei, non mi permetto, però quasi sempre c'è un problema a monte che riguarda la personalità, un qualcosa che non ha maturato, che non ha consapevolizzato, e quindi è un qualcosa che, cioè, mentre per gli adolescenti che vogliono fare, tra virgolette, i bulli, è proprio un'identità, un modo di essere. Per questi ragazzi c'è un problema a monte che forse è più idoneo per rispondere un altro esperto, no? Lo psicologo, lo psicoterapeuta, qualcuno che va a risolvere dei problemi. Io per quello che posso fare io è quello che, farlo socializzare, fargli capire perché cosa per lui è importante mettersi in mostra, perché rimanendo sempre lì non dirà mai la sua parola. Ecco, un po' lo costringo, un po' lo costringo, un po' creo il contesto per mettere in difficoltà lui e farlo uscire dal guscio. Come per gli altri, faccio cambiare il comportamento, diciamo, non. Superante. Il comportamento esuberante, cerco di creare il contesto per far uscire loro. Ad esempio, io faccio anche del public speaking, faccio fare del public speaking a loro, ad esempio, come esercizio. Michele, ha facilitato questo, nel caso specifico di quello che stai dicendo di questi ragazzi, la didattica a distanza? Ad uscire più facilmente? Allora, sì. La didattica a distanza è il lato Troviamo positivo. qualche aspetto positivo alla Sì, didattica a distanza? sì, sì. Allora, io credo che gli aspetti negativi, penso che li abbiano evidenziati un po' tutti, no? Sì. Alla TV, nei vari media. Quindi io prenderei questo il tempo che ho per evidenziare gli aspetti positivi. Allora, per chi vuole farlo, per chi vuole esprimere il proprio essere, per chi piace lo studio, per chi, ecco, vuole andare avanti nello studio, ama la cultura, ama è un po' più maturo, no? È già su una fase di maturità che è un po' più avanti, non è un adolescente, diciamo che è quasi nella fase del post-adolescenza. È cresciuto prima, non solo per le ragazze, ma anche per alcuni ragazzi. Ecco, la DAD e lo schermo li ha protetti, li ha resi un po' più protetti, no? Il lato casalingo, l'aspetto casalingo, ecco, l'ambiente casalingo li ha, diciamo così, li ha protetti. Quando loro non vogliono essere visti, chiudono la telecamera, anche se non potrebbero. Un paracadute, una specie di paracadute che loro possono aprire quando vogliono, e quindi lo usano a
a loro piacimento, e quindi diciamo così che il video gli ha permesso di essere più sciolti, meno, meno in, imbarazzati, però diciamo così che è un po' ovattato questo, un po' ovattato, diciamo che i risultati purtroppo non sono quelli che si avevano quando eravamo in, in classe, sia in positivo che in negativo, ovviamente. Sono aumentati quelli positivi e si sono evidenziati quelli negativi, i risultati. Ecco, a differenza dalla, dall'aula alla didattica a distanza, come hai cambiato anche tu? Come crei l'attenzione loro? Allora, lo strumento che uso di più è la voce. È la voce nel senso del... appunto, proprio col public speaking, col parlare in pubblico, con le tecniche di public speaking, cerco di coinvolgerli, con le parole, cioè con le parole, dici, è ovvio, con le parole. Conosciamo gli strumenti, non conosciamo, chi conosce gli strumenti della PNL, sa come usare ad hoc determinati strumenti, tipo il Milton Model, no? che creano, che dal loro ricalco, dal ricalco della situazione, li riportano in guida. Questo è un po' quello che faccio, ma capisco che purtroppo molti miei colleghi difficilmente, non sono pochi quelli che poi confessano le difficoltà, ecco, che stanno avendo. Diciamo che con la DAD abbiamo perso il controllo noi docenti che avevamo in classe, ecco. Questo sicuramente e ci stiamo lavorando giorno per giorno e prima o poi finirà, no? Credo. Michele, ma come può fare un genitore per aiutare questi ragazzi a casa? Perché alla fine sono i genitori che ora hanno questi ragazzi e voi avete fuori controllo, quindi che possono fare i genitori da casa? Allora, ti rispondo su una cosa, ti faccio riflettere su una cosa. Quindi presente che noi genitori, soprattutto alcuni colleghi delle scuole elementari, no? Un genitore forse non sa, con difficoltà, veramente di grosse difficoltà, a tenere il controllo dei ragazzi che stanno, dei loro figli che stanno alla TV, no? Sì. Tieni presente il fatto che noi docenti, e soprattutto quelli delle scuole elementari, ne tengono 20, 30. Mamma mia, davvero. E una mamma mi disse, ma come diavolo fate? Ti ho girato la palla. Capito? Ecco, quindi se riuscissimo ad, se i genitori, ecco, riuscissero a chiedere aiuto, no? A degli, non so, degli esperti di comunicazione, oppure documentarsi per loro, no? Per loro conto, su come comunicare con i propri figli, che poi sono gli strumenti che abbiamo imparato noi, no? Sì. Con cui sto parlando, altrimenti a me che me le insegnava, anzi non sapevo nemmeno dell'esistenza. Quindi ecco, aiutare loro, cercare di aprire il cuore e aprirsi al dialogo con loro. E condividere regole con i ragazzi, entrare nel loro mondo e capire cosa vogliono davvero. Possono arrivare, molte volte io arrivo a degli obiettivi arrivando prima in obiettivi che non c'entrano proprio con la didattica, li depisto. Certo. Trovo il consenso e poi, questa si chiama ricalco in tecniche del coaching. E poi, niente, li comprendo,
per tutte le grosse difficoltà che hanno. Prima li portavano in palestra, prima li portavano dall'amico, prima li portavano, potevano scaricare questi ragazzi in qualche modo, ora invece no. E anche se educare, ecco, capire il loro mondo, andargli incontro non significa non educarli, non significa perdere, essere sconfitti all'inizio, sembrare di essere sconfitti, questa è una tecnica di psicologia, cioè questa è psicologia, poi dopo, cioè andando one down, poi dopo sali su, perché sono loro che ti fanno, che ti ci portano allo stesso livello, quindi uno stesso livello, e poi li porti alla guida. Concetti, no? Perché i genitori sono stati educati a comandare, avere il controllo, a tante cose che ora con le nuove tecniche si sono non funziona. Non funziona. Ed è proprio qui che interveniamo, Michele, con l'aiuto al genitore. E a quanto capisco, oggi si parla soprattutto dei ragazzi, quindi si mette sempre, mettiamo in risalto il ragazzo dall'altra parte, come deve essere aiutato, quali sono le sue difficoltà e quant'altro. Ma in realtà me lo hai confermato pochi minuti fa tu, che ti sei trovato a confrontarti con i tuoi colleghi. Tu sei stato aiutato tantissimo dalla formazione di coaching e PNL che tu hai fatto, sì, sì. E in altri casi non è stata fatta, si sono trovati in difficoltà. Quindi, per concludere, voglio dire, aiutiamo i ragazzi, sì, ma per prima aiutiamo noi. Quindi io, docente, mi devo aiutare, devo capire cosa devo cambiare io per primo. Sì. E lo stesso genitore. Torno, prima ti dicevo che noi facciamo una lezione bellissima sul parental coaching, ed è proprio lì che aiuti il genitore a capire se stesso prima e cosa poter fare. Questa situazione di didattica a distanza ha messo a disagio tutti, sicuramente. Sì, sì. Ma non dobbiamo prendere solo i ragazzi. Facciamo testo noi, quindi docenti primi, genitori, cosa dobbiamo noi cambiare, cosa noi dobbiamo fare. Penso che è il momento di formarsi per cambiare un po' le tecniche, anche perché sta cambiando tutto e questa nuova didattica ce lo sta evidenziando, no? Quindi è importante fare la formazione, cambiare proprio il modo di approcciare i ragazzi, perché anche loro sono cambiati con queste nuove cose che stanno succedendo, no? Formarsi purtroppo è diventato... No, purtroppo e fortunatamente, perché quando si conoscono poi gli strumenti e le strategie della formazione che mette in, che ci dà la formazione, è la vita migliora veramente. E in classe, in ambito lavorativo, in famiglia. Purtroppo noi che cosa possiamo dire? È provare per credere. Lo testimoniamo noi, Michele. Io ho fatto tantissima formazione in aula, a me piace perché riesco ad apprendere in maniera completamente diversa, ho un approccio completamente diverso, la sento di più anche emotivamente, sto più a contatto delle persone fisicamente, e questo bene. Dal momento in cui lo scorso anno il lockdown ci ha portato un cambiamento, abbiamo cambiato anche noi, e noi stessi con l'Academy ci siamo portati a fare tutta una serie di corsi online e ci siamo strutturati in maniera diversa. Questo non toglie assolutamente il valore. Ok, sono due esperienze completamente diverse, ma che ti dà tantissimo ugualmente farlo anche in questa maniera. Di più ancora oggi, a risposta delle difficoltà che trova il docente che non era preparato a questa circostanza, il genitore non era preparato. Bene, tutto questo ti aiuta. Noi testimoni, ti dicevo, perché tutte le settimane nelle lezioni ci troviamo di fronte il docente che parla a 15, 20 persone a video, quindi la stessa esperienza che stai vivendo tu la viviamo noi. Quindi comunque a conferma di quanto sia importante non smettere mai di formarsi e continuare a credere. È una frase fatta. A questo punto non ti trovi impreparato di fronte a certe situazioni. No, ma è una frase fatta, però è verissima,
in natura ciò che non si evolve muore, ciò che non migliora, che non cambia muore, quindi o ci evolviamo o siamo fermi lì, e non parlo solo del nostro corpo, ma anche del di dentro, no? Di quello che sentiamo dentro, che alcune persone sono morte dentro. Bene. Quindi concludo col dire che, ecco, sarebbe bello un giorno formarsi al video, e avere dei ragazzi interessati come lo siamo noi quando seguiamo i corsi di formazione attraverso. Esatto. E questo è il gap che c'è oggi. Non ci vorrebbero professori che riescono a fare che i ragazzi interessino al video. Sì. Però deve esserci qualcosa di attraente per loro lì, perché loro qualcosa di attraente. Ore, no? Un po' di persuasione, ci vuole anche un po' di persuasione. Sì. Il lato bello della persuasione, certo, il lato buono della persuasione, che non è manipolazione. Bene, Michele, 35 minuti sono passati, la mezz'ora l'abbiamo superata. Come ti anticipavo, velocemente passa. E questo è un invito comunque a tornare, perché è un argomento bellissimo. Il rapporto quindi con i ragazzi, con gli adolescenti, ti invito a ritornare. Grazie. Perché c'è tanto, veramente c'è tanto da parlarne. Sì, potremmo, si può far tutto, ecco, basta sapersi organizzare, parlare. Hai voglia, sono subito d'accordo. Io volevo dirvi, ecco, questo, che sono stato molto bene, grazie per questa opportunità, e spero che il mio messaggio sia arrivato, e grazie per la vostra ospitalità. Grazie per la tua compagnia, è stato un piacere averti qua con noi. Grazie. Buona giornata grazie a tutti. Adriana, grazie anche a te, nuova spalla a battesimo l'Adriana, come diceva all'inizio Michele. E un invito a settimana prossima, ritorneremo come sempre, siamo sempre pieni di impegni tutta la settimana, Michele, tu lo sai, lo so. Due sere a settimana le lezioni, le nostre rubriche sul gruppo di One and You, che invito ogni volta a seguire, ad iscriversi e a partecipare. Grazie mille. Bene. Grazie. Buona giornata. Ciao a tutti, ciao Adriana, ciao Giuse, grazie. Ciao. Michele, un abbraccio, grazie ancora. Ciao.